Giustamente, per arrivare all'equità della cura, alla sua appropriatezza e avere accesso a farmaci innovativi, ci dirà tutto il dottor Antonino Amato. Grazie dell'opportunità e complimenti ancora al Presidente Naso per quanto Iris sta facendo ormai da molti anni a stretto contatto di gomito con il gruppo di Giovanni Scambia. Farmacologia clinica di genere, indubbiamente è un'operazione che rientra nella strutturazione e nel miglioramento del polo donna che Giovanni Scambia al Policlinico Gemelli sta ormai efficacemente mettendo in pista, ma incrocia anche una necessità che nasce dall'AIFA, il nostro ente regolatore per l'approvazione dei farmaci, la quale ha richiesto che per unità di early phase, come si dice, in fase 1 e fase 2A, siano strutturate delle unità di ricerca clinica con dei requisiti molto particolari. Quindi è un'operazione che si iscrive in un percorso già avviato da tempo al Gemelli, ma che durante il tragitto incrocia anche una recente necessità che gli enti regolatori ci hanno posto. Sfida che abbiamo preso, è un assist particolarmente utile, quello che ci ha fatto l'AIFA per mettere a frutto questa linea di tendenza. Perché creare un'unità di farmacologia clinica di genere? Avete sentito prima Giovanni Scambia citarvi il fatto che i farmaci normalmente vengono sviluppati avendo le donne sottorappresentate al loro interno. Il database finale che gli enti regolatori studiano e guardano all'incirca al suo interno ha il 33%, un terzo della popolazione di sesso femminile. Estrapolare quindi un'efficacia di un farmaco avendo meno numerosità di genere in questo caso può anche rappresentare una deviazione, una distorsione nell'effetto finale del farmaco stesso. Alcuni farmaci sono efficaci soltanto nelle donne o soprattutto nelle donne, altre sono efficaci soprattutto nell'uomo. Oggi si parla di medicina molecolare e di medicina personalizzata che colpisce target molto particolari. Alcuni di questi target sono espressi nelle donne molto più che nell'uomo e implicano una risposta biologica molto più efficace nelle donne che nell'uomo. Quindi uno studio dettagliato e specialistico e con l'ottica di genere sullo sviluppo dei farmaci è qualcosa di assolutamente contemporaneo, per usare una parola della nostra cortese moderatrice, molto più che moderno, e si scrive, è il prerequisito per quella medicina personalizzata, precision medicine la chiamano, che oggi è particolarmente in voga. Per questo motivo al Gemelli abbiamo pensato di strutturare, secondo quanto ci chiede l'AIFA, uno spazio di farmacologia di genere. È uno sforzo che presuppone investimenti particolarmente cospicui. Parte di questi investimenti saranno in parte attenuati dal contributo di Iris, che ringraziamo pubblicamente per lo sforzo particolare. Peraltro, nella missione congiunta del Policlinico Gemelli e di Iris, di guardare alla salute dei pazienti, degli utenti e delle donne in particolare, nasce un connubio, un matrimonio molto felice. Spazi che saranno all'incirca tra i 250 e i 500 metri quadrati, supporranno laboratori di analisi molecolare, di biomarkers, come si chiamano oggi, per predire la risposta ai farmaci, in questo caso con un'ottica femminile. Ci sarà personale di ricerca selezionato. Metteremo in campo ciò che manca in Italia in maniera dettagliata, che è il personale di ricerca come le nurse, le infermiere di ricerca, che sono quelle che permettono realmente di condurre studi clinici. Le operazioni reali, io ho passato qualche anno negli Stati Uniti e in realtà negli Stati Uniti ho imparato che chi è che svolge il lavoro di ricerca clinica, lo sviluppo di nuovi farmaci, sono proprio categorie professionali di questo tipo qui. C'è un master al Gemelli che forma infermieri e personale di ricerca che sicuramente ci darà una validissima mano. L'operazione si iscrive in un'altra operazione abbastanza ambiziosa, che è quello di voler riattrarre ricerca clinica in Italia. Sapete che la ricerca clinica in Europa, come studi di nuove molecole, sta diminuendo. Le aziende studiano queste molecole in mercati, si dice, un po' più appetibili per loro da un punto di vista economico,
probabilmente stanno riconsiderando anche la qualità che questi mercati gli offrono, e il nostro punto è di voler creare delle infrastrutture d'eccellenza che riattraggano sperimentazioni cliniche, studio di nuovi farmaci in Europa e in Italia in particolare. Perché questo può essere utile? Perché qualunque ospedale avanzato vuole offrire ai propri pazienti ciò che di meglio e di più nuovo c'è oggi, e oggi ciò che di meglio e di più nuovo è nelle sperimentazioni cliniche. Se io avessi avuto un familiare con l'epatite C, faccio un esempio, avrei voluto che fosse stato in un trial con sofosbuvir, una molecola che di fatto è stata la capostipite di un genere, di una classe di farmaci che hanno eradicato il virus dell'epatite C. Quindi è giusto che ospedali avanzati, ma anche che ospedali che vogliono fare ricerca, si dotino di infrastrutture che permettano di fornire ai loro pazienti quanto di meglio e di più moderno esiste, anche in sperimentazione. La parola farmaco, farmacologia, deriva dal greco pharmakon, che vuol dire veleno, e purtroppo noi ci portiamo dietro un aspetto un po' particolare dell'idea del veleno. L'attuale regolamentazione sulle sperimentazioni è nata come contraltare all'esposizione alle mostarde azotate durante la Prima Guerra Mondiale. Noi ci portiamo dietro il concetto del veleno come farmaco, ma oggi con la farmacologia di genere, la medicina personalizzata, in realtà il farmaco è qualcosa che va a curare una malattia, e dovremmo molto più intervenire stimolando o colpendo l'aspetto dell'efficacia, un po' più che tirare il freno a mano sulla sicurezza. La sicurezza è imprescindibile. Recenti fatti anche in Francia hanno dimostrato che bisogna essere molto attenti da questo punto di vista. Ma è proprio quando si mettono strutture come quella che stiamo creando al Gemelli, in centri di eccellenza, uno può essere certo che il personale migliore è in grado di gestire al meglio ciò che può succedere ai propri pazienti. E quanto stiamo facendo? Ringraziamo ancora Iris per il supporto che ci vuole dare. Io sono convinto che questo modello dovrà essere esportato ancora di più in Italia, e in questo siamo molto in contatto con l'Istituto Superiore di Sanità e Walter Ricciardi, che sicuramente ci sta dando una mano al riguardo. Grazie. Grazie, dottor.